dipinte dai più rappresentativi maestri cinesi del Novecento. È andata per noi, Donatella Anzolini. Un secolo fa la pittura a olio era per la Cina una tecnica distante anni luce dal suo universo artistico. Da decenni le cose sono decisamente cambiate e quella tradizione così profondamente occidentale è stata non solo assimilata, ma anche interpretata rendendola moderna e attuale. Un risultato con il sapore di un evento di portata epocale che una mostra allestita al complesso del Vittoriano racconta attraverso oltre 150 opere di 62 artisti diversi. Temi che vanno dal significato della vita, al pensiero umanistico, alla terra dell'anima, raccontati attraverso scene di vita quotidiana, ritratti, paesaggi e vedute, in uno scambio intenso e profondo con il mondo occidentale, non più visto come lontano e indefinito, ma vicino e comprensibile, senza perdere mai di vista le proprie radici più profonde. Queste opere hanno una componente narrativa potentissima, ma la narrazione che veicolano, che portano, è una narrazione non tanto di esteriorità, di fatti, quanto di dinamica mentale. Opere con stili molto diversi, tra un accentuato naturalismo con punte di virtuosismo che sfociano nell'iperrealismo e accenti simbolisti, espressionisti, ma mai del tutto astratti, perché qui il colore vero protagonista della mostra non rinuncia mai a costruire forme e volumi. Un'esposizione che in un mondo sempre più globalizzato punta dritto non alla sottomissione o all'imitazione, ma all'integrazione e al dialogo.